Firenze ha ospitato il Festival d'Europa, quindi una kermesse fatta di incontri, la presenza di istituzioni europee, ma anche di tantissimi giovani che hanno potuto toccare con mano l'esperienza europea in questi giorni. È il tentativo di fare di Firenze una città da sempre aperta al dialogo e ancora più capace di ospitare occasioni di discussione vera e anche di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Dall'altro c'è il desiderio di poter dal basso, dalle città, dare un po' di spinta a questo processo europeo che vive un momento di difficoltà oggettiva, che sta sotto gli occhi di tutti. Magari siamo d'accordissimo sulle regole dei prodotti tipici, ma non riusciamo ad avere la stessa posizione sulla Libia, che è un po' una contraddizione in termini. Penso che le città possano giocare un ruolo, credo che Firenze debba prendersi le proprie responsabilità e sono contento dunque che il Salone dei 500 sia stata la cornice per me ideale di questo appuntamento. Ecco, ma come si possono avvicinare i cittadini italiani ai temi europei? Molto spesso c'è uno scetticismo, se ne è parlato anche durante il convegno. Sì, i cittadini sono molto più attenti all'euro che all'Europa, come è naturale che sia. Forse dovremmo riuscire a mostrare come l'Europa sia determinante per poter stare meglio, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, culturale, di relazioni. Per farlo è utile tentare, per quanto possibile, di uscire dalla logica degli addetti ai lavori, dei burocrati e dei tecnocrati che decidono tutto e il contrario di tutto, e mostrare come l'unica Europa che potrà avere un futuro sia l'Europa delle persone. È un processo difficile perché poi un po' in tutto il mondo politico viviamo un tempo di disaffezione verso le istituzioni, a maggior ragione verso l'Europa che è percepita a torto e a ragione molto lontana. Però penso che iniziative di questo genere, 10, 100, 1000 dovrebbero essere organizzate un po' dappertutto per dimostrare concretamente come attraverso lo studio, la ricerca e l'innovazione si possa immaginare un'Europa diversa.